Gozaimasu, benvenuti a tutti quanti e bentornati invece che per chi è il nostro follower ovviamente. Oggi abbiamo qui della componentistica ovviamente hardware, quindi andremo a fare una build molto particolare. Finalmente supereremo le tre cifre. Soprattutto avremo una modifica in più in confronto alle altre build che poi Rani ci elencherà. Abbiamo questo componente che non abbiamo mai fatto vedere. È vero. Buona ragazzi, allora, come potete vedere giù o anche qua, c'è la playlist delle build PC gaming economiche. E Renny, qual è la build che ci mancava, Renny? Quella da tre cifre, come ho detto in precedenza, da 1.000 euro, 9,99. Componentistica, dottore. Allora, partiamo con il 12400F, il processore ottimo per quanto riguarda diciamo prezzo prestazioni, ecco, per i core che ha, le prestazioni che ha è top, sia per il Full HD che per il 1440p, sì, è perfetto. Solo il 13000 della stessa, anche 400, 500, 600 è migliore, ma più che altro perché ha una conta di core più alta. Ci sarà un refresh ovviamente dell'LGA 1700, quindi un altro anno sarà mantenuta la base, strano ma vero, Intel, prima volta che succede per tre anni consecutivi, sarà la stessa cosa. Allora, promettiamo subito che anche noi eravamo, come tanta altra gente, in attesa di fare una build per la seconda bench, perché avevamo l'intenzione di usare la 14ª generazione. Adesso che la cara Intel ha detto che la 14ª avrà ancora il socket 1700, anche noi, non adesso, ma a settembre, partiamo subito magari con una 13ª generazione. Quindi ragazzi, se avete un po', se siete quelle persone che volete rimanere su Intel perché magari fate anche un po' di produttività, potete comunque in questo momento farvi una bid sia 12.000 che 13.000, dipende da voi, e un domani fare l'upgrade del processore con la 14ª. Però attenzione, mi raccomando, attenzione, se fate il passaggio 12, 13, 14 deve avere obbligo la scheda madre, che in questo caso è la B760, deve avere un flash BIOS disponibile, ok? Perché se non ce l'avete e vi prendete un 13000 e avete una B660, ve lo mettete là dietro, come è successo a un cliente. Poi c'è da considerare che questa RAM è ancora di DDR4, quindi sarebbe il caso, se dovete fare una build nuova, magari già di DDR5, perché comunque adesso i prezzi si sono assestati, siamo sui centinaia di euro. No, schede madri no, ma io parlo delle DDR5. Sì. Visto come abbiamo citato le RAM, abbiamo qui un kit da 16 giga DDR4 da 3600 MHz della Kingston, in questo caso Fury, modello Fury. Poi successivamente abbiamo un Tera DM2 della Kingston, in questo caso l'NV2. Ottimo M2, non è velocissimo, però fa il suo ottimo lavoro, secondo me. 3500 megabit in lettura e scrittura. Esatto. In letture 2003 in scrittura. Ma che per il gaming va benissimo. Sì. Poi ovviamente abbiamo qui l'alimentatore, ovviamente, che è un un Gandias 750 Watt Bronze. Allora ragazzi, perché il Gandias 750 Watt Bronze? Quando questa build potrebbe andare magari con 600/650 anche. Perché è soltanto una questione economica. Questo Gandias abbiamo avuto una buona offerta, abbiamo preso quattro di questi alimentatori, non ci siamo trovati male. Sono alimentatori bronze, quindi non sono alimentatori esagerati, cioè con soprattutto 50, vedendo adesso anche un po' il rialzo degli alimentatori, sembra che stia tornando a pre-Covid, che gli alimentatori sono schizzati su non so cosa. Meno male che sono alimentatori non schede video. Questo è vero. E adesso parliamo del nostro buon dissipatore. Ne hanno già parlato un po' la Enus Tech e anche Gamers Nexus, l'abbiamo già utilizzato noi in un paio di build qui dentro, ed è un buon dissipatore. Io ho voluto... Qualcuno non all'inizio apprezzava. Sì, all'inizio mi sembrava un po'... poi l'ha montato sul suo computer. Sì. Comunque è il Thermalright Frozen Note 240mm RGB, ragazzi. Buon dissipatore economico, lo trovate veramente su Amazon, lo trovate a 65€, 64€. Un modello da 240, eh? 240, sì. Quindi ottimo per le build, diciamo, non spinte. Bene, io che devo dirvi ancora, ragazzi? Dottore, la cosa più importante, la 4060. Già, vero, scusa. E adesso, dottore, come ultima cosa, il case. Tu stai già partendo a bomba. No, stavo guardando la scheda madre e non sapevo che la B760 da Gigo c'era la Type-C, questa è una cosa carina. Per ultimo, ma non meno importante, cioè la parte soprattutto più estetica, ragazzi, il case. Thermaltek Divider 170, che trovate in quest'altro link,
un bel maxi unboxing di tanti bellini, di case non troppo costosi, bellini. Diciamo, bellini. Uè, bellini. Bellini. Dove adesso passiamo al montaggio. Vai, buon Renny, buon lavoro. Ho spostato questo case per darmi spazio, ma visto l'eleganza del mio compagno, sì. Vengo coperto io e lascio lei al primo piano. La ringrazio. E no, oh, oggi sono dovuto andare a lavoro per questioni un po' importanti. Tecnico in cravatta, ragazzi. Che dire, dottore? Cosa mi dice? Allora, com'è andata? Il montaggio è molto, molto, molto bello, molto carino, molto semplice, anche perché qua in alto abbiamo lo spazio per montare un fantastico dissipatore aio, però che avete visto poi nel video. C'è infatti in alto. Sì, potremmo montare fino a 280. Si vede.
L'unica pecca è soltanto il cavo USB 3.0. Sì. È un po' troppo vicino al no, un po' troppo vicino alla paratia sul dietro, quindi non riesce a farlo nascondere bene. È molto importante anche dire questa cosa, che il dissipatore che stiamo usando è una pompa esterna, quindi non è sul waterblock, mi raccomando. E non avere la ventola dietro aiuta questo, perché non sono riuscito a spostarlo molto. Guarda dov'è la pompa. Allora, per chi si è perso la prima parte, è venuto direttamente qui alla fine, abbiamo montato 12400F con 30, un kit da 16 giga di DDR4. Per chi non sa cosa vuol dire F dopo la sigla, vi ricordo qua una bellissima guida sulle CPU che è andata molto bene, devo dire la verità, dove avevamo appunto specificato tutte le lettere cioè tutte le nomenclature delle varie CPU, sia AMD che lato Intel. Quindi andatevelo a vedere, quel video che è veramente fantastico. Esatto. Poi stavo dicendo, abbiamo un kit da 16 giga DDR4 da 3600 MHz, un M2 da 1 TB della Kingston, anche le RAM sono della Kingston, ricordiamolo, montate su una scheda madre che è della Gigabyte B760, se non ricordo male, M. Sì. Esatto. Poi abbiamo il dissipatore, in questo caso da Thermalright, e poi abbiamo un alimentatore da 750 watt bronze. Ho già acceso con l'RGB. E poi come scheda video la 4060. Potete giocare veramente tanto con la scheda video. Adesso abbiamo messo una 4060 perché volevamo tenere un negozio una 4060. Però naturalmente ci stava dentro anche magari un 7600 piuttosto che un 6600. O un Arc 750 eventualmente. Allora, pellicola io e accendi te. Vai. L'altra volta abbiamo fatto il contatto, ci vai, sta. Vai. C'è solo questa? Sì. Ragazzi, ed eccoci qua con il PC acceso. Carino, a me piace veramente. A me questo divider è veramente figo, cioè perché il vetro è bello pulito, mi piace questa cosa del vetro tagliato a metà con l'aiuto dell'airflow per la scheda video. Questa cosa qua secondo me è ottima, esatto. Perché voi piazzate la scheda video avete proprio l'afflusso. Più afflusso avete, ma soprattutto cioè diciamo che afflusso prende aria più velocemente la scheda video. Mi piace il triangolo proprio del vetro, cioè è molto carino. A me il triangolo non l'avevo considerato. Comunque, una bella video, ragazzi. Avete anche l'alimentatore RGB. Che qualcuno l'ha staccato, prima era collegato alla scheda madre. Mettiamogli un bel rosso acceso. Vabbè, adesso ci divertiamo. Tieni premuto, eccoli. Ecco qua. Così associato a tutto il PC. Vabbè. Perché è RGB, ma lo potete collegare anche, che in questo caso l'abbiamo fatto, collegare a tutto il passaggio, al fatto che tutti gli RGB sono collegati a ponte fra di loro, quindi l'alimentatore non è che gira per conto suo con le luci e basta, è collegato alla scheda madre tramite la RGB che poi va da un controller, in questo caso che il controller viene fornito da Thermaltake in questo caso, perché è già incluso nel case. Tanta gente ci chiede, ma secondo te è meglio l'Intel Arc con un processore Intel o AMD? Le radio va bene con Intel o AMD? E soprattutto Nvidia va meglio con Intel o AMD? E qui noi abbiamo deciso di fare un grosso ma grosso investimento. Lavoro. Investimento e lavoro. Diciamo che perché qui non siamo ancora sponsorizzati, diciamo che partirà a settembre. Qual è il nostro intento? Partiremo con la fascia dei 5, ovvero i Ryzen e Intel i5. Quindi questo è già un i5 12004, verrà accompagnato da un Ryzen 5600, presumo per avere la stessa categoria, e per poi andare alla nuova generazione, quindi il 7600X molto più spinto e il 13600K, che si sa che secondo me è uno dei migliori processori ultimamente. Quindi cosa faremo? Avremo 4 macchine, 4 i5, chiamiamoli così, tra Ryzen e 2 Intel, e man mano che prendiamo le schede video andremo a testarle con tutte e 4 le macchine. Attenzione, non venite a dirci adesso: oh, ma la puoi provare con la 3070 Ti della Gigabyte? No ragazzi, è un bel lavoro della Madonna, sia economicamente c'è da spendere un po' di soldini, ma è veramente un lavoro di ragazzi, io ci metto 4 ore di benchmark per ogni scheda, moltiplicatelo per 4 computer sono 16 ore di benchmark, quindi vi fa capire quanto lavoro c'è dietro. Per questo vi dico, non lo faremo con tutte le schede video. Quando ci capiterà una scheda che secondo noi lo merita, un po' come abbiamo fatto il contest Arc 750 versus Radeon 6600 versus Nvidia 3060. Bravissimo. Però lì era sempre con la stessa macchina, invece esatto. Qua adesso abbiamo detto andiamo a vedere
teniamo la maschera da video e ci giriamo intorno con le altre macchine. Quella cosa più importante, secondo me. Bene, ragazzi, vi ricordo: iscrivetevi, grande Renny, bel lavoro. Bene, ragazzi, vi ricordo. Scusate, taglio tutto. Bene, Renny, gran bel lavoro. Delle 6 build, questa, vabbè. Allora, la scheda video non è che mi faccia impazzire, infatti qua secondo me ci va bene l'arc, lo dico subito. Ci stava dentro forse anche una 6650 XI, visti i prezzi di oggi. Sì, sono quasi pari alla 4060. Quindi magari noi abbiamo voluto optare per la 4060 perché anche, ragazzi, è una questione che, esponendo al negozio, è una scheda video che viene più, purtroppo, ahimè, accettata dalla clientela. Quindi si sa che le radio, ragazzi, soprattutto la fascia più giovane, vuole Nvidia. Le Radeon sono molto snobbate, stranamente, però ci stava forse di più una 6650. Uno prende una build del genere e dice ok, finita così, no. Poi potete metterci più RAM, potete mettere una scheda video diversa. Sotto i 1000 dico ok, 50 euro magari riesco a metterli da qualche parte, certo, così via, riesco a recuperarli. Ricordiamo sotto i 1000. Qua c'è anche il dissipatore a liquido, esatto, che sul 12.4 poteva anche essere evitato. Però un'area, un buon area, era sì, più di oggi. Altro adesso tenete conto, un Arctic eSports del 2020 viene sui 50 euro, 15 euro in più abbiamo preso un dissipatore a liquido. Ragazzi, vi ricordo, registrate sul canale, attivate la campanella, continuate a seguirci sui vari social, iscrivetevi anche ai social, mi raccomando, e condividete, fateci crescere che sì, esatto, cercheremo di soddisfarvi. Mi raccomando, se volete vedere le altre build economiche, guardate la playlist. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima!